Utlow Web Radio. E ben ritrovati colleghi, con qualche minuto di ritardo rispetto a quanto avevamo pronosticato. Siamo con la sessione di diritto civile dal quinto congresso giuridico organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano, Trento e Rovereto. Sono Andrea Pontecorvo in gentilissima compagnia con Valentina Carollo, che sta qui in cabina. E buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. E oggi siamo qui ancora al congresso giuridico distrettuale Trento, Rovereto e Bolzano a Merano. Una bellissima giornata fuori, ma noi saremo dentro a seguire per voi tutte le sessioni che manderemo in diretta per tutto il giorno fino alle ore 19. Oggi, questa mattina, tra le varie sessioni che poi verranno caricate tutte in piattaforma, abbiamo deciso di seguire la sessione numero 2 di diritto civile. A breve inizierà una parte con l'avvocato Andrea Di Pietro e col dottor Piero Sansonetti sulla diffamazione, dalla carta stampata al web, la tecnologia come supporto probatorio. E poi, dopo una breve pausa, inizieremo la sessione dalle 10:30 alle 11:30 con la memoria della rete, il diritto all'oblio a 2 anni della sentenza Google Spain, con l'avvocato Marco Scialdone, l'avvocato Fulvio Sarzana e l'avvocato Maurizio Gualdieri, grandissimi amici che terranno sicuramente delle relazioni molto molto interessanti. E poi ci sposteremo nella sessione numero 4 con l'informatica e PCT. Dalle 11:45 all'1 avrete il piacere di ascoltare una sessione sul processo civile telematico, aggiornamento normativo e giurisprudenziale, esecuzioni telematiche e notifiche a mezzo PEC, con l'avvocato Nicola Gargano, con Andrea Pontecorvo e con Maurizio Reale, e di cui io mi onorerò di fare la moderatrice in questo caso. Andrea, non vedo l'ora di fare il moderatore. Io invece sono molto preoccupato per la tua presenza, perché so già che avrai da ridire in ordine alla mia relazione, visto che mi sono concentrato più sulla radio che su quello. No, sto scherzando, ovviamente abbiamo lavorato bene, abbiamo sentito questa mattina proprio il mitico Maurizio Reale, col quale inizieremo una forte collaborazione proprio in radio, essendo notorio uno dei massimi esperti in materia. Abbiamo sentito anche Nicola Gargano, insomma, grandi eventi quest'oggi al quinto congresso giuridico distrettuale che si sta tenendo qui in Merano. Grande sforzo della radio anche nel registrare tutte le altre sessioni in modo da poterle trasmettere in differita, ma questa della sessione principale, la sessione di diritto civile, ovviamente, come vi ha già ricordato la nostra Valentina, in rigorosa diretta. E poi non dimentichiamo che il pomeriggio torniamo online alle ore 15 e abbiamo deciso di seguire in diretta per voi la sessione di procedura penale, quindi le misure cautelari di prevenzione patrimoniale e aspetti processuali, dalle 15 alle 17:15. Poi successivamente ci sposteremo nella sessione invece del processo amministrativo telematico con la normativa del PAT, l'instaurazione del giudizio amministrativo telematico, i termini, notificazioni a mezzo PEC nel PAT. Ovviamente cerchiamo di seguire anche in diretta le sessioni che ci sembrano maggiormente interessanti, però non dimenticate che successivamente, nei prossimi giorni, adesso magari domani non lo so, però a brevissimo troverete, come è stato per il congresso giuridico di Pordenone che si è svolto non tanto tempo fa e che ha avuto in piattaforma un notevole successo per quanto riguarda le sessioni da ascoltare, che si potevano ascoltare e si possono tuttora ascoltare, caricheremo anche le nostre sessioni del congresso giuridico di Merano. Io devo ringraziare, Valentina, consentimelo, la organizzazione, quindi i consigli dell'ordine territoriali di Bolzano, Trento e Rovereto, che hanno consentito alla radio di essere qui presenti.
Perché sì, è vero, abbiamo parlato sempre di sforzo a livello personale del comitato di redazione che cerca di inviare questo contenuto e diffonderlo su base nazionale, però dobbiamo sempre ricordare che se siamo qui siamo grazie allo sforzo anche economico di questi tre ordini e dell'organizzazione in generale del congresso, che ci ha consentito fisicamente fino anche lo spostamento. Quindi diciamolo, occorre davvero essere grati per questo moto nei confronti della radio. Assolutamente, e poi c'è da dire che è un onore per noi poter trasmettere degli eventi che qualitativamente sono decisamente di alto livello, e questo certo. è un qualcosa che ci fa onore a noi. Grazie davvero ai tre ordini coinvolti, di cui uno mi onoro anche di essere consigliere, e mi trovo molto bene. Vedo che i relatori di questa prima sessione stanno avvicinandosi al tavolo. Già. Siamo a Bolzano, un ritardo di 15 minuti ci può stare, non di più, altrimenti vedo anche che il presidente dell'ordine di Bolzano sta iniziando a bacchettare per il fatto che non hanno ancora iniziato la sessione. Vediamo. Sì, si stanno posizionando i relatori. Io vi faccio sentire, oltre a ciò che percepite dai nostri microfoni aperti, sentiamo anche l'audio. Ecco, questo è l'audio che proviene proprio dal tavolo dei relatori, e con Valentina Carollo siamo pronti a tacerci nel momento stesso in cui daranno il via ai lavori. Vi ricordavo, restate con noi, mandateci messaggi 331 309 7852, l'email è webradio@uslo.it e il sito, Valentina? www.webradiouslo.it, dove ci sono tantissime sezioni. Segnalateci anche il vostro evento, di modo che noi si possa eventualmente registrare o venire fisicamente da voi per trasferirlo in diretta ai numerosi colleghi che, non potendo fruirne in via diretta per magari lontananza territoriale, fisica, rispetto all'evento stesso, potranno fruirne tramite la radio. Esatto, perché se andate sul nostro sito vedrete che c'è proprio una sezione dedicata ai vostri eventi, a quello, non soltanto quelli segnalati a livello di locandina, che noi ricordiamo anche la mattina nel nostro programma alle 7.45 di Svegliati Avvocatura, ma anche proprio il caricamento dei file audio relativi a determinati eventi. Insomma, vi facciamo compagnia magari in un viaggio lungo, potete fare un aggiornamento professionale e di qualità, perché veramente gli eventi che ci stanno arrivando sono veramente eventi di qualità. Mi hai fatto ricordare una cosa, Valentina, è che vi faremo compagnia anche musicalmente, perché il nostro Angelo Marzo sta predisponendo una puntata. Angelo Marzo, che è presente in questo momento e ci aiuterà nella conduzione. Angelo, molto rapidamente, prima che i relatori parlino, aprano l'evento, quando manderemo lo speciale musicale? Domenica mattino, così vi allieterà tutta la giornata. Al mare, in montagna, dove volete, musica e letteratura. Oh, ecco, perfetto, perché questo ci tenevo a ricordarlo ai colleghi. Tra l'altro, Angelo Marzo è anche il curatore di uno speciale in materia di condominio, che andrà invece? Invece andrà in onda domani pomeriggio alle 14.20. Perfetto, grazie Angelo. Ecco, iniziano i lavori, quindi noi ci... Volete accomodarvi, tacciamo. Cominciamo. Buon ascolto, colleghi. Questa sessione sulla diffamazione, il web, diciamo, sono due sessioni. La prima, vedete accanto a me Piero Sansonetti e ho l'avvocato Andrea Di Pietro dello studio Flamini Minuto. Sansonetti, molti di voi lo conoscono, direttore del Dubbio attualmente, in passato insomma ha diretto altri giornali, e giornalista molto conosciuto anche per le sue battaglie sulle questioni di giustizia. So che siamo in ritardo, cerchiamo di asciugare al massimo i tempi. Io direi, anche su richieste dei due
relatori al tavolo, di cominciare subito con Andrea Di Pietro sulla parte del passaggio alla diffamazione al web e poi insomma vediamo di fare magari un piccolo dialogo, un piccolo dibattito. Prego, allora. Grazie. Buongiorno. Allora, io interverrò sulla diffamazione a mezzo stampa, in particolar modo ci sarà un focus, verrà fatto un focus sul passaggio, sul difficile passaggio della diffamazione dal mezzo stampa al mezzo internet. Parlo di difficile passaggio perché ovviamente il internet ha portato delle ha introdotto delle problematiche che erano impensabili all'inizio, soprattutto quando è stata introdotta la norma. Voi dovete pensare che l'articolo 595 del codice penale è stato scritto dal legislatore del 1930, quindi era assolutamente impensabile all'epoca l'avvento di internet, questa nuova forma di comunicazione che per sua natura è immanente, immateriale e contestuale su tutto il territorio nazionale, ma non solo, e quindi questo articolo, questa norma del 1930 ha dovuto adattarsi a questi nuovi fenomeni di comunicazione. Questa è una sezione di diritto civile. Io ovviamente cercherò di esporre le problematiche di natura civilistica, anche se sono un avvocato penalista. Mi conforta il fatto che la diffamazione è essenzialmente un reato. È un reato e anche il giudice civile, nel momento in cui è chiamato a decidere sulla domanda di risarcimento del danno, deve valutare incidenter tantum gli elementi costitutivi del reato. Quindi c'è una interdisciplinarietà tra il penale e il civile per quanto concerne la diffamazione. Il legislatore del 1930 è stato particolarmente lungimirante nel scrivere la norma che riguarda la diffamazione, perché non ha limitato le forme lesive della comunicazione ad un tipo particolare di comunicazione, ma la norma è aperta a qualunque tipo di comunicazione. La diffamazione non avviene solamente attraverso lo scritto, può avvenire anche attraverso immagini. Quindi internet rientra, può essere diciamo ricompreso nell'articolo 595 grazie a questa clausola di apertura che la norma prevede. Questo difficile passaggio dalla carta stampata al web, vedremo le singole problematiche, deve però fare i conti con ciò che in realtà non è mutato. Ciò che non muta nella diffamazione a mezzo web sono gli elementi costitutivi del reato. Il reato è identico nei suoi elementi sia nella diffamazione a mezzo stampa sia nella diffamazione a mezzo web. Ovviamente il primo elemento del reato è la coscienza e volontà dello scritto. La diffamazione è un reato che si compie col dolo generico, non è necessario un dolo specifico, non è necessaria la volontà di diffamare la persona offesa, è semplicemente necessaria la consapevolezza che il proprio scritto sia astrattamente lesivo della reputazione di terze persone. Altro elemento importante della diffamazione è l'offensività della comunicazione. La comunicazione deve ledere la reputazione del soggetto, non è sufficiente che ciò che si scriva sia falso. Esistono affermazioni false che però per loro natura non sono offensive, quindi è importante che la comunicazione sia offensiva della reputazione del soggetto. Altro elemento importante è la
comunicazione con altri soggetti. La giurisprudenza si è attestata su un concetto base, che la comunicazione deve avvenire rispetto a due o più persone, e altro elemento fondamentale è l'assenza della persona interessata. La reputazione è definita la considerazione che i consociati hanno del soggetto che si sente diffamato. Quindi è essenziale che il soggetto che si sente diffamato non sia al centro del circuito comunicativo. L'affermazione lesiva, il concetto diffamatorio, lo scritto diffamatorio non deve essere diretto all'interessato, perché se è diretto all'interessato abbiamo il reato di ingiuria. Abbiamo il reato di diffamazione quando il soggetto interessato è fuori dal circuito comunicativo. Quindi nel passaggio dalla carta stampata al web gli elementi costitutivi del reato assolutamente non mutano, e anche il giudice civile che si esprime sul risarcimento del danno quindi valuterà incidenter tantum la ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi del reato. I procedimenti per diffamazione sia in sede penale che in sede civile sono procedimenti complicatissimi per chi li tratta nelle aule del tribunale, perché sono dei procedimenti completamente capovolti dal punto di vista probatorio. L'onere della prova incombe, scusate. L'onere della prova, dicevo, incombe completamente sull'avvocato che difende il giornalista. Sia il pubblico ministero in sede penale, sia l'attore in sede civile può limitarsi ad affermare che quello scritto è diffamatorio. Non deve fornire particolari prove della diffamatorietà dell'articolo. È il giornalista che deve fornire la prova liberatoria. Ecco perché è un procedimento al contrario. E la prova liberatoria si ha quando vengono provate le cosiddette scriminanti del reato di diffamazione, e questo avviene sia in sede civile che in sede penale, e sono la verità del fatto, il fatto deve essere vero, sia da un punto di vista oggettivo sia da un punto di vista putativo, nel senso che il giornalista è liberato dall'accusa di diffamazione quando prova che il fatto è vero, oppure quando prova che di aver controllato la fonte con tale accuratezza, per esempio rivolgendosi a fonti particolarmente affidabili, avendo fatto dei controlli particolarmente penetranti, in modo da dimostrare al giudice che anche se quell'informazione poi si è dimostrata fallace, lui ha posto in essere tutta una serie di controlli che lo hanno indotto in buona fede a pensare che quel fatto fosse vero. Quindi il fatto può essere vero o verosimile, o può essere vero da un punto di vista putativo. L'importante è che il giornalista assolva al suo onere di controllo delle fonti. Non esistono fonti nell'ambito dell'informazione privilegiate, nel senso che non ci si può difendere dinanzi a un giudice civile o penale sostenendo che la notizia è vera perché ne ha parlato il Corriere della Sera o perché ne ha parlato Wikipedia o perché ne ha parlato un altro organo di informazione. Gli organi di informazione non hanno possibilità di legittimarsi reciprocamente. Il controllo della fonte deve essere effettivo. Bisogna andare al cuore della notizia, e quindi è molto rischioso scrivere articoli basandosi esclusivamente su altre fonti di informazione, perché in sede processuale, la Cassazione lo ha detto tantissime volte, in sede processuale non si riesce a uscire dal guado sostenendo che la notizia è stata presa da altri organi di informazione, come è molto rischioso fare esclusivamente affidamento sulle prove, sulle fonti confidenziali.
Sapete che il giornalista ha la possibilità di invocare il segreto professionale, seppur con delle limitazioni che non staremo qui a dire perché non c'è il tempo. Può mantenere segreta la propria fonte, però se un articolo giornalistico si basa esclusivamente su una fonte fiduciaria e questa fonte fiduciaria non può essere rivelata, in sede processuale, sia civile che penale, sarà molto difficile dare la prova della verità del fatto, perché la verità del fatto la darebbe la fonte, ma la fonte rimane confidenziale. Un altro elemento costitutivo che ovviamente non cambia e non cambierà mai, perché è connaturato alla diffamazione e alla struttura del reato, è la continenza espressiva, che vuol dire sostanzialmente correttezza nell'esposizione. Il linguaggio giornalistico non deve mai travalicare i limiti della correttezza espositiva, non deve mai tradursi in attacchi personali alla sfera personale, alla sfera morale delle persone. E tante volte ci troviamo a difendere articoli che scrivono il vero, hanno un interesse pubblico, ma sono scritti in una maniera tale che travalicano la continenza espressiva e quindi su questo specifico aspetto si viene condannati. E l'ultimo aspetto, secondo me il più importante ovviamente trattandosi di giornalismo, è l'interesse pubblico della notizia, che sappiamo tutti cos'è, non merita ovviamente nessun tipo di approfondimento. Quello che merita invece approfondimento è, che merita insomma una sottolineatura, è che queste tre condizioni devono coesistere sempre. Basta che sia manchevole un singolo aspetto di queste scriminanti per avere una condanna per il reato di diffamazione: la verità del fatto, la continenza espressiva e l'interesse pubblico. Questa premessa serviva a dire cos'è la diffamazione, sia in ambito web sia in ambito della carta stampata. Non è cambiato nulla da questo punto di vista. Quello che è cambiato rispetto al 2001-2002, insomma quando ho iniziato ad occuparmi di questi reati, sono gli aspetti connessi ovviamente alla competenza territoriale dei procedimenti per diffamazione, sia civile che penale, alla responsabilità del direttore della testata web, alla possibilità di sequestro preventivo dei siti e delle testate web. E poi un fenomeno, diciamo, assolutamente connesso al web, che è di nuovo conio, diremmo, che è il diritto all'oblio, del quale ovviamente non mi occuperò perché se ne occuperanno altri relatori meglio di me e dopo di me. Però questi sono, diciamo, sul tavolo gli aspetti connessi al passaggio al web. La competenza territoriale, credetemi, non è una questione di poco momento, soprattutto per chi fa l'avvocato, soprattutto per chi fa il direttore di giornale, sapere, insomma, di doversi difendere in ogni luogo del territorio nazionale è una cosa complicata, anche per l'impiego di risorse. Con la diffamazione a mezzo stampa la giurisprudenza aveva trovato una soluzione molto semplice alla competenza territoriale, individuando il luogo della stampa quale luogo di prima diffusione dello stampato. Quindi lo stampato si diffondeva per la prima volta nel luogo in cui veniva stampato, quindi il luogo in cui c'era lo stampatore era il luogo di prima diffusione, anche perché gli organi di informazione erano tenuti e sono tenuti al deposito delle cosiddette copie d'obbligo presso le autorità. Quindi quella forma di comunicazione era ritenuta dalla giurisprudenza
una prima diffusione, quindi la competenza territoriale con la carta stampata si radicava nel luogo dello stampatore, che normalmente coincideva con il luogo in cui aveva sede il giornale. La televisione, la diffamazione a mezzo televisivo ha risolto il problema meglio, diciamo, e più velocemente rispetto alla carta stampata, perché ci ha pensato la legge Mammì con l'articolo 30, commi 4 e 5, che ha previsto la competenza territoriale nel luogo di residenza della persona offesa. Con la diffamazione a mezzo web c'è stato uno sbandamento che è iniziato dal 2002 con una serie di sentenze assolutamente ondivaghe da questo punto di vista, perché non si riusciva a capire dove radicare la competenza territoriale quando la diffamazione era perpetrata attraverso il mezzo di internet. Un andamento, dicevo, ondivago, che è culminato con le sezioni unite del 2009, che hanno risolto il contrasto giurisprudenziale. Il contrasto giurisprudenziale, ovviamente, potete capire se facilmente, era tra il locus commissi delicti, ovvero quindi il luogo dell'illecito civile o il luogo dell'illecito penale, che coincideva con il luogo della condotta e dell'evento, che era il luogo in cui aveva sede il giornale, e il luogo del danno, il luogo in cui la persona offesa percepiva il danno. E quindi questo contrasto tra città la città in cui veniva prodotto il giornale e la città in cui veniva percepita la diffamazione è stato risolto dalle sezioni unite con una sentenza interessantissima, devo dire, perché affronta anche altri aspetti, ma che io ovviamente per brevità riassumerò dicendo che le sezioni unite hanno definitivamente affermato che con la diffamazione a mezzo internet la competenza territoriale si radica nel luogo in cui la persona offesa ha la residenza o il domicilio. E quindi si comincia a girare molto facendo gli avvocati quando si difende una testata online, ci si trova ad andare ovunque, perché dipende da dove ha il domicilio o la residenza la persona offesa. La sentenza, dicevo, è interessantissima. La cosa però che mi preme sottolineare è la ragione per cui le sezioni unite danno questa indicazione finale. Perché un anno prima, con le sezioni unite del 2008, c'è il passaggio, secondo me epocale, tra il concetto di danno evento al concetto di danno conseguenza. Prima del 2008 il fatto illecito, che come sapete è costituito da condotta, nesso di causalità ed evento, nell'evento aveva anche il danno, quindi il fatto illecito era danno-evento, e quindi da questo punto di vista il danno si verificava ed era connaturato ontologicamente alla lesione della reputazione. Con le sezioni unite del 2008 si dice no, il danno è sicuramente un elemento costitutivo del fatto illecito, la condotta, il nesso di causalità e l'evento sono condizioni necessarie per la formazione della fattispecie di illecito, ma non sono condizioni sufficienti. Il danno, che è conseguenza del fatto illecito, è un'entità a sé stante, e quindi mentre il fatto illecito si può verificare, diciamo, in un luogo, il danno si può verificare in un altro luogo. È da questo punto di vista che le sezioni unite del 2009 affermano il radicarsi del danno in altre città rispetto alla commissione del fatto. Quindi
l'immissione del dato sul web, la redazione del giornale che ha sede a Roma immetterà i dati nel server, li pubblicherà a Roma, ma il danno, che grazie alle sezioni unite del 2008 è un'entità a sé stante, si può verificare in altri luoghi. E il luogo, ovviamente, il foro facoltativo, ai sensi dell'articolo 20 del codice di procedura civile, quindi il luogo in cui sorge l'obbligazione, l'obbligazione sorge dove si verifica il danno, ragion per cui con la diffamazione a mezzo web la competenza territoriale ovviamente si radica nel luogo della persona offesa. Altro aspetto che mi sembra, diciamo, importante sottolineare per quanto riguarda la diffamazione a mezzo internet, ed è connaturato alla natura di internet, perché è un mezzo di comunicazione assolutamente immateriale. È immateriale, come non era invece la carta stampata. Noi il giornale lo acquistiamo, lo tocchiamo con mano, è un oggetto. La diffamazione e quindi l'informazione che viaggia attraverso la rete è immateriale. Questa immaterialità ha posto molti problemi, soprattutto dal punto di vista del sequestro. Come si può sequestrare un qualcosa che è immateriale? Non è possibile la apprensione materiale del bene da parte dell'autorità. E la giurisprudenza, anche qui con delle sezioni unite, questa volta del 2015, ha affermato la possibilità di sequestro preventivo delle testate, dell'informazione online attraverso l'oscuramento o attraverso la rimozione della pagina web, che è un artificio ovviamente giuridico per aggirare l'impossibilità della materiale apprensione di qualcosa che materiale non è. Ma queste sezioni unite sono importanti non per questo aspetto, sono importanti perché affermano, assimilando le testate online alle testate cartacee, che non è possibile assolutamente procedere a sequestro preventivo per le testate online. Fanno un'operazione di analogia in bonam partem, potendolo fare perché versiamo in materia che non è penalistica dal punto di vista sostanziale, e dice: sebbene la legge 47 del 48 si riferisca esclusivamente alla carta stampata, nonostante problematiche di natura penalistica sostanziale, possiamo assimilare le testate web alle testate cartacee per quanto concerne le guarentigie, per quanto concerne le garanzie costituzionali. Quindi questa sentenza è molto importante perché afferma definitivamente l'impossibilità da parte della magistratura di sequestrare testate online. Cosa rimane sequestrabile quindi? Rimane sequestrabile tutta quella comunicazione che viaggia sulla rete, che non è inquadrata come testata online, che non è registrata presso il tribunale, che non ha un direttore responsabile, che non ha quindi i cosiddetti gerenti e non ha i responsabili. Quindi è possibile sequestrare un blog? Assolutamente sì. È possibile sequestrare, chiudere una pagina Facebook? Assolutamente sì. È sequestrabile tutto ciò che non è una testata online ufficialmente riconosciuta. Altro aspetto che cambia nel passaggio dalla carta stampata al web è la figura del direttore responsabile. E qui entra in gioco invece il divieto di analogia in malam partem. Perché voi sapete che l'articolo 57 del codice penale prevede la responsabilità del direttore per una fattispecie propria del direttore. Il direttore risponde del reato, risponde a titolo di colpa se è commesso un reato a mezzo stampa. E chi è che commette il reato a mezzo stampa? Ovviamente il redattore
che è nella sua redazione. Tutti i processi per diffamazione in sede penale, tutti i procedimenti civili in sede civile hanno accanto al giornalista querelato o tradotto in giudizio il direttore. Il direttore risponde di tutti i procedimenti. I casellari giudiziari dei direttori sono qualcosa di spaventoso, neanche un mafioso di lungo corso ha il casellario giudiziale di un direttore responsabile di testata. Una volta mi ha raccontato un funzionario del Registro Generale del Tribunale di Roma che per errore hanno mandato in stampa il casellario di Scalfari e non finiva mai di stampare, uscivano pagine su pagine, perché ovviamente, e c'è da tremare ad avere un casellario giudiziale del genere, scatta la recidiva infraquinquennale, la recidiva reiterata, è un... il vantaggio di essere direttore di una testata online, fino a che non verrà ovviamente introdotta una norma, è che il direttore responsabile online non è imputabile di articolo 57, proprio perché l'articolo 57 riguarda il direttore della carta stampata. Non esiste nella norma un'estensione al direttore della testata online, non è possibile estendere l'incriminazione in via interpretativa perché vige il principio di divieto di analogia in malam partem, che si ispira al principio di legalità. Nessuno può essere punito per un reato che non è previsto espressamente dalla legge. E il reato del direttore della testata online non è previsto espressamente dalla legge e non può essere ricavato in via interpretativa. C'è quindi una zona d'ombra, anche una zona di impunità, me ne rendo conto, perché come esiste un responsabile per la carta stampata, dovrebbe esistere un responsabile per l'informazione, diciamo, per le testate giornalistiche online. È all'esame del Parlamento ormai da 3-4 anni la riforma della diffamazione, e c'è in questo progetto di legge l'introduzione specifica della responsabilità del direttore per le testate online. Ovviamente però la legge non è stata ancora approvata, quindi dobbiamo constatare che ad oggi il direttore della testata online non risponde di articolo 57. L'ultimo aspetto che mi sembra importante trattare riguarda le problematiche probatorie della diffamazione online. Quello che accadeva con la carta stampata, quello che accade con la carta stampata è che l'autore del reato è immediatamente identificabile. Lo è anche nella diffamazione quando questa proviene da una testata giornalistica, ovviamente. Ma in tutti quei casi in cui la diffamazione, non ce lo dimentichiamo, proviene da Facebook, dai social network, da newsgroup, dai forum, sapere chi effettivamente ha immesso quel dato sul web, da quale indirizzo IP è partito, è una problematica di non poco momento. E diciamo la conclusione amara che deve essere fatta su questo tema è che, per quanto riguarda la paternità degli scritti, insomma anche delle immagini offensive via web, ciò che ci troviamo dinanzi ad una prova che non può andare oltre la prova indiziaria, perché stabilire chi effettivamente ha immesso quel dato sul web incontra i limiti del web, quindi l'immaterialità, quello che dicevamo all'inizio, e la solamente non possibilità di controllo del mezzo. Poi dicevamo il diritto all'oblio. Io non tratterò il diritto all'oblio perché verrà trattato dopo di me. Dico solo che è una problematica strettamente connessa ad internet. Non esisteva il diritto all'oblio
prima di internet, perché il giornale cartaceo aveva una vita che poteva durare 24 ore, dopodiché spariva. Adesso c'è questo problema veramente invasivo, del quale io mi rendo conto profondamente, che una cosa che ci riguarda, un articolo che ci riguarda, rimane lì per anni, e per anni ci ricorda un fatto che noi vorremmo rimuovere, vorremmo dimenticare. Però se quel fatto è vero, se quel fatto ha un fondamento di verità, non possiamo invocare il diritto all'oblio. L'uomo pubblico deve essere pronto ad accettare che notizie che lo riguardino rimangano lì, perché laddove finisce l'interesse pubblico per la notizia, inizia l'interesse storico per la notizia. E quindi il diritto all'oblio è materia difficile, è materia complessa, che deve trovare assolutamente una tutela, ma deve rispettare il concetto fondamentale che la memoria storica di un paese non può essere cancellata a tutela della reputazione dei soggetti. Grazie, ho terminato. Ecco, è terminato l'avvocato Di Pietro, bellissima relazione, adesso sentiamo. Grazie a Di Pietro per questa relazione e anche per aver toccato alcuni punti che sono insomma punti nodali e lo saranno per i prossimi anni rispetto anche all'informazione, come deve comportarsi l'informazione. E abbiamo qui Piero Sansonetti, credo che qualcosa avrà da dire, e anche perché non so se è totalmente d'accordo con alcune delle normative che riguardano il tema della diffamazione, in particolare il tema della diffamazione via web. Con la tua esperienza, insomma, legata soprattutto alla carta stampata, però ormai ci dobbiamo fare i conti tutti quanti, e soprattutto i giornalisti, con il digitale, con il web, ecco, che cosa puoi aggiungere o contestare? No, io posso soprattutto parlare un po' dal punto di vista della mia esperienza. Non, se si manda la stampante dei miei procedimenti giudiziari è molto più breve di quella di Scalfari, sono appena 60 mi pare in corso, con 4-5 paginette si conclude. Però c'è anche una piccola differenza, che non c'ho il gruppo editoriale di Scalfari alle spalle, e poi ne parliamo, ma è una differenza gigantesca. E per i giornalisti, in particolare per i direttori, fra giornalista o direttore di un grosso gruppo editoriale o di un piccolo gruppo editoriale, o addirittura giornalista in proprio, la differenza è enorme e le possibilità di esercitare la libertà di stampa sono del tutto diverse. Esistono due tipi, io faccio questa distinzione anche perché, sebbene in senso rovesciato rispetto a quello che penso io, la sta facendo anche il Parlamento. Io faccio questa distinzione: esistono due tipi di reati di diffamazione. Uno è nei confronti, diciamo così, delle persone note, e uno è nei confronti delle persone non note. Non cambia leggermente, cambia profondamente, perché nel caso di diffamazione, per due ragioni. La prima ragione è che nel caso di diffamazione verso persone note il procedimento giudiziario è praticamente assicurato. Nel caso di diffamazione di persone ignote è improbabilissimo. Sono pochissimi, come li possiamo chiamare, i poveri cristi diffamati che querelano o che chiedono risarcimento, che invece è quasi automatico se tocchi il potere. Questa è una distinzione. L'altra distinzione è che il caso di reato nei confronti di persone non note, il reato di diffamazione, è una garanzia dei diritti di tutti, perché è diritto di tutti non essere diffamati e maltrattati
dal potere fortissimo della stampa. Nel caso di diffamazione nei confronti di persone note, il reato di diffamazione è un reato che regola rapporti di potere. I rapporti di potere fra la stampa e gli altri poteri, che fondamentalmente poi sono due, sono tre, ma insomma sono quello economico, quello politico e quello della magistratura, ma sono quasi sempre due, quello politico e quello della magistratura. E dico, faccio queste, uso queste due parole perché proprio in Parlamento, come probabilmente sapete, è in corso una discussione che ora si è fermata, se ne riparlerà. Nella riforma della legge sulla diffamazione c'è l'ipotesi di aggravare le pene detentive, mi pare fino a 6 e 9 anni, di un terzo, se la diffamazione è avvenuta nei confronti di persone note. A me pare un'evidente violazione del senso comune, diciamo così, cioè tutti credo che possano immaginare che il problema di questa legge è quello di difendere le persone che non si possono difendere dal potere giornalistico. E invece la legge, e poi magari vediamo anche perché, invece l'ipotesi del Parlamento è quello di rovesciare questo concetto e di dare una maggiore possibilità di difesa, o se vogliamo usare questa parola, di intimidazione a chi è più potente, cioè alla massima espressione, all'apice dei due grandi poteri, dei tre grandi poteri, sia del potere esecutivo, sia di quello legislativo, sia di quello giudiziario, perché tutti e tre sarebbero protetti da un incremento delle pene. Naturalmente questa distinzione per me è fondamentale, perché anche dalle cose che diceva prima Di Pietro risulta evidente una continua contraddizione. Da una parte questo reato, questo elemento del diritto, diciamo così, va assolutamente preservato per evitare un potere illimitato e discrezionale della stampa, e dall'altra va regolato per evitare una riduzione della libertà di stampa. Sono due esigenze in assoluto contrasto ed è molto difficile risolvere questo contrasto, e però io, almeno sulla base della mia esperienza, non sulla base di studi giuridici che non ho, trovo che la differenza fra queste due spinte opposte risiede esattamente nella figura dell'offeso, e cioè nella potenza dell'offeso. Vi facevo prima la distinzione scherzosa fra Scalfari e me e tanti altri, però non è scherzosa. E il problema, io ho lavorato per vari giornali, non c'è bisogno di grandi gruppi editoriali, ho lavorato per 30 anni all'Unità, e all'Unità il giornalista era protetto, diciamo, nel senso che le spese erano coperte dal gruppo editoriale, e così avviene in una decina di gruppi editoriali. In tutti gli altri non avviene, per non parlare in questa fase, in questi anni qui proprio, del grandissimo numero dei giornali in liquidazione o in fallimento, sono tantissimi, e qualunque giornale vada in liquidazione o in fallimento, tutti i giornalisti e soprattutto tutti i direttori, adesso non perché ho fatto a lungo il direttore, ma il problema è drammatico per il direttore, perché vi ripeto, io ho circa 60 procedimenti giudiziari, mi difendo solo in due casi, che poi vi dico quali sono, in tutti gli altri casi io non mi difendo più, non ha nessun senso difendersi e comunque non posso permettermelo, non posso permettermi col mio stipendio di pagare 60 avvocati, ed è tutto evidente, né di spostarmi in 60 città, c'è pure il problema, nei due processi dei quali mi difendo sono una Brescia e una Caltanissetta, tutti gli altri non mi difendo, ma evidentemente questo problema riguarda soprattutto i direttori, però riguarda anche i giornalisti, in particolare i giornalisti di cronaca nera, di giudiziaria, che sono molto esposti e che se non sono protetti da un gruppo editoriale oggettivamente sono intimiditi, non possono permettersi alcuni articoli, non possono permettere spesso di dare alcune notizie che hanno, proprio per le ragioni che illustrava prima Di Pietro, spesso non c'è la possibilità di dare delle notizie che si hanno e quindi non c'è la possibilità di fare correttamente il proprio lavoro, perché economicamente non si ha la possibilità di affrontare, non tanto di vincere, badate, perché qui c'è un'altra questione, non tanto di vincere, ma di affrontare una causa per diffamazione, perché il numero, io non conosco le cifre esatte, non so se lei le conosce, ma il numero di assoluzioni è grandissimo,
E generalmente un processo per diffamazione finisce poi con l'assoluzione dell'imputato, ma l'imputato comunque ci lascia 1000 euro, 2000 euro, 3000 euro, se sono tanti, diciamo, non se lo potrà mai permettere. È l'80%, ecco, mi sta dando la cifra, sono l'80%, quindi l'80% dei casi il problema fondamentale non è quello di arrivare alla soluzione, il problema per un giornalista è quello di affrontare, specie se numerosi casi, se è uno solo magari puoi anche affrontarlo, se sono molti è difficile per un giornalista affrontare le spese processuali, l'avvocato, andare a Caltanissetta, andare a Palermo, andare a Terni, andare a Trapani. Io non credo che sia semplice risolvere la questione, perché non è semplice soprattutto dal punto di vista del processo civile. Noi dobbiamo distinguere naturalmente fra processo penale e processo civile. Il processo penale, che è il più duro, è quello che riguarda peraltro, di cui parlavamo un attimo fa, la legge che dovrebbe portare a 6 e 9 anni, mi pare, appunto, la pena per diffamazione nei confronti di un magistrato o di un uomo politico o di un personaggio politico. La condanna è rarissima, i giornalisti italiani che sono finiti in prigione per diffamazione sono, forse c'è solo Sallusti che ha passato qualche giorno agli arresti domiciliari, poi ci fu il caso di Iannuzzi che invece è mitico, perché Iannuzzi nasce addirittura negli anni 60 col processo, fu condannato insieme a Scalfo, la prima condanna di Casella Giudiziale, la prima condanna è quando fu condannato per aver denunciato il piano solo, il tentativo di golpe del 64, il Sifare, un scandalo dei servizi segreti del 1964, che fu denunciato da Iannuzzi, che era giornalista giudiziario dell'Espresso, e fu un grandioso processo, mi pare che si concluse nel 68 con la condanna di Scalfari e Iannuzzi, che poi finirono in Parlamento, furono portati in Parlamento da De Martino, dal Partito Socialista, e poi pochi altri. Il rischio vero non è la prigione, il rischio vero sono i risarcimenti civili. Risarcimenti civili che spesso riguardano cifre assolutamente non affrontabili da parte, tranne pochi casi di giornalisti ricchissimi, non affrontabili dal normale giornalista italiano. Io lo dico subito, ecco, ve lo dico perché poi sarò breve, sono rapido, perché c'ho una sessantina di processi, della gran parte non so neanche quali sono, ne conosco due soli che sono gli unici due dai quali mi difendo. Io sono un giornalista particolarmente garantista che tende a criticare più i magistrati dei politici, e quindi tutti e due i processi dei quali mi difendo vengono da magistrati ed è difficilissimo vincerli. Qualunque avvocato, qualunque di voi, credo, vi dice: se ti curare il magistrato forse è quasi inutile difendersi, perché tanto vince lui. È diverso col politico, che tanto perde lui, e quindi cambia la cosa. Purtroppo a me mi è capitato, invece di criticare i magistrati, invece che i politici, ed è più dura. Ve li posso citare tutti e due. Uno è un processo contro, che mi ha fatto una causa di risarcimento, perché i magistrati non ti denunciano al penale perché sanno che è inutile e che non porta soldi, chiedono direttamente risarcimento civile e sanno di vincerlo. Mi raccontano, non so se è vero, di un magistrato di cui non faccio il nome perché non so se è vero, che ha la mania delle Jaguar, ha due Jaguar, e una si chiama Paolo e una Indro. E perché una l'ha vinta Paolo Mieli e una Indro, non c'è bisogno di dire chi era. Non so se è vero, ma sospetto di sì. E a me mi ha chiesto risarcimento il procuratore, il sostituto procuratore De Matteo, che è quello del famoso processo di Palermo, del famoso processo Stato Mafia, perché una volta sentì per radio il suo interrogatorio di De Mita e il giorno dopo scrissi sul mio giornale un articolo in parte scherzoso, in parte un po' arrabbiato, perché l'interrogatorio era stato condotto in modo violentemente arrogante. E io facevo notare a De Matteo che De Mita era un signore di 87 anni e che era un padre della patria, e che si poteva criticare, a me personalmente sta antipaticissimo De Mita, ma che è stato un grande personaggio politico, è un uomo che ha dato tanto all'Italia, e che forse lui avrebbe potuto mantenere un po' di umiltà e non avrebbe dovuto gridare frasi tipo: non si permetta di alzare la voce, lei, a De Mita, il giovane De Matteo. E gli chiedevo anche quale educazione gli avesse insegnato la sua mamma. E 250.000 euro. La richiesta è 250.000 euro e credo che vincerà. Non li vedrà mai, per fortuna, perché già
un consigliere comunale, in questo caso un politico di Reggio Calabria, mi ha portato via il quinto dello stipendio e della pensione e quindi non mi possono portare via più nulla e io posso insultare tutti voi senza problemi. Impunemente. Compreso il procuratore De Matteo, quindi la cosa mi lascia abbastanza tranquillo dal punto di vista economico, però per motivi così di principio è uno dei pochi casi in cui ho deciso di difendermi e dovrò andare a Caltanissetta a difendermi e spendere dei soldi. E invece gli altri che mi hanno querelato sono le due magistrate che emisero la prima sentenza del caso Ruby. Io non mi ricordo neanche i loro nomi, devo dire, quindi non devo averle insultate molto perché non sapevo neanche come si chiamavano. E tuttavia lì stiamo meglio, siamo a 140.000 euro. Sono due processi, perché l'ho detto sia in un'intervista Italia Oggi, lì non avevo scritto, sia non mi ricordo dove, 140 e 140, penso che se vincono uno vinceranno anche l'altro, no, 70 e 70, 140 in tutto, quindi insomma è più, lì ero stato più cattivo perché non avevo parlato della mamma, ma avevo detto che una sentenza che mi sembrava di tipo fascista. E credo che loro si siano offesi a morte perché non credo che siano fasciste. E quindi ora però voglio dire, per capirci, perché siccome si parla, la questione è la, come si chiama, la continenza del linguaggio. Sì. Ora la questione della mamma non mi pare particolarmente incontinente. Le mamme sono, questo è il fascismo, non è. Però voglio sapere, perché c'è una differenza fra... C'è un giornalista che conoscete tutti, che ogni volta che parla della riforma costituzionale non scrive riforma ma schiforma. Ma se io parlassi di schisentenza o schirequisitoria, ma altro che 250.000 euro mi porterebbero via. Non... C'è una differenza. Fra magistrati e politici c'è una differenza. È raro che un leader politico quereli per una critica. E certo querela se io dico che ha rubato un milione e lui è in grado di mostrare non è vero, è probabile che mi quereli, ma è rarissimo, io credo che non esistano casi di dirigenti politici che querelano per una critica, per quanto aspro, anche per diciamo un linguaggio del tutto incontinente, che è il linguaggio che gran parte della stampa italiana ha da una ventina d'anni a questa parte. 20 anni fa non si poneva il problema, oggi l'incontinenza del linguaggio giornalistico, un insulto dopo l'altro. Se prendi un politico e non gli dici minimo che stronzo, diciamo, fai anche una brutta figura, oltretutto, perché sembri connivente col potere. E quindi, insomma, glielo devi dire. Prova a dirlo a un magistrato. L'idea che una sentenza o una requisitoria o l'attività di un magistrato non sia criticabile, nel caso mio sì, la parola fascista è una parola un po' forte, ma è una parola della polemica politica fino a prova contraria, non è una parola di offesa personale. Poi non si parlava di, non si diceva che una persona era fascista, ma una sentenza era tipo fascista perché si riferiva, diciamo, alla condanna di un leader politico, che generalmente nei regimi democratici non avviene. Ma insomma, poi potevo pure aver torto, diciamo, non è detto che fosse, ma l'idea che non si possa usare, rischiando l'incontinenza del linguaggio politico, la critica nei confronti di pezzi di potere è molto pericolosa. È molto pericolosa. Nel caso mio, vi dico la verità, non è una battuta questa. Io non mi preoccupo più perché mi hanno già levato tutto. Non è uno scherzo, è vero, non mi possono levare più nulla e quindi non ho più paura. Ma altrimenti starei attentissimo a cosa scrivo. Dopo essere stato querelato, peraltro da personaggi così importanti, e con la quasi certezza di perdere il processo, mi pare molto difficile che io possa vincere un processo con De Matteo, con le giudici di Milano, io starei attentissima a che cosa scrivevo sui magistrati, meno a cosa scrivo sui politici, attentissima a cosa scrivo sui magistrati. La mia libertà di giornalista e di opinionista è diverso, non stiamo parlando di notizie, stiamo parlando di opinioni, sarebbe completamente limitata se non ci fosse, per fortuna, questa norma, che è l'unica norma che in qualche modo ci preserva, anche se non è chiarissimo come funziona questa norma, e cioè che non mi possono levare più di un quinto del... Io ho rinunciato, un quinto di quello che ho guadagnato nella mia vita andrà a... Poi credo che se la prenderà sta consigliera comunale di Reggio Calabria alla faccia di tutti i magistrati, l'unico che ha vinto, quella che ha vinto per prima è un politico. Io non critico raramente i politici, ma ho avuto la fortuna di vincere per prima e quindi si porta via
è tutto lei. Qual è la questione? È la questione che quella legge va cambiata. Va cambiata e va cambiata alla rovescia. Non solo è del tutto demenziale l'idea di avere pene più forti per i più forti e più debole per i più deboli, non è che ci vuole un filosofo per capirlo, che sia più grave ferire uno forte che ferire uno debole, lo chiedi a due o tre vecchiette e te lo dicono che è il contrario, non ci sarà bisogno di un intero Parlamento per capirlo. Il problema è esattamente l'opposto: come mantenere il reato di diffamazione e proteggere la popolazione dalla strapotenza e anche dall'incontinenza della stampa, e quando dico la popolazione intendo anche gli autori dei reati, non solo le suore Orsoline, anche gli autori dei reati, il modo in cui ci si comporta spesso. Secondo voi quel signore, di cui non ricordo il nome, che era del Marocco, che per 3 giorni fu colpevole di aver annientato una famiglia ad erba, di aver ucciso un bambino, un genitore, uno zio, un fratello, poi si scoprì che non c'entrava niente, che erano Lindo e Rosa, ammesso pure poi che siano Lindo e Rosa, perché io vorrei anche, ma lasciamo stare, sicuramente non c'entrava niente. Se De Matteo prende 250.000 euro da me, quanto prenderà? 10 milioni, 100 milioni, 200 milioni? No, zero. Non ha preso una lira questo signore, anzi è stato espulso dall'Italia perché poi aveva commesso un altro reato, credo, di spaccio di droga. Non ha preso una lira. Allora, il problema è esattamente l'opposto. Una riforma seria della legge sulla diffamazione deve portare ad un aumento delle protezioni per la popolazione e soprattutto per gli indigenti, per chi non è in grado, per motivi economici, di procedere, di fare causa. E deve aumentare fortissimamente le garanzie sulla possibilità di critica del potere politico, del potere giudiziario e anche del potere economico, del potere. Non c'è dubbio che è così. Solo una legislazione che consente, mantenendo la sostanza del reato e quindi anche mantenendo una limitazione a una stampa che è troppo potente e che garantisca però la possibilità di libertà di critica, è una legge ragionevole. E qui però, e concludo, non si tratta solo, perché sennò spesso la discussione diventa un po' falsa e naturalmente fa effetto la discussione sugli anni di galera, 8 anni di galera, 9 anni di galera, 10 anni di galera, ma non sono veri, non sono quelli che ci fanno paura, perché sappiamo che non ci andremo in galera. La questione riguarda il civile. Riguarda fortemente il civile, anche l'entità dei risarcimenti, che è del tutto casuale e discrezionale e diversissima. C'è chi prende 1 milione per una sciocchezza e chi prende 1.000 euro per una. E che però, ecco, questo mi pare il punto fondamentale, e su questo credo che anche noi giornalisti dovremmo farci sentire, credo che anche dovremmo riuscire a farci sentire, non so se sei d'accordo, evitando i corporativismi. Cioè cercando di diventare attori, noi giornalisti, di una battaglia politica su quella legge che non sia solo di difesa nostra, perché sennò non tiene, di difesa della gente, di difesa del diritto a non essere insultati, a non essere diffamati, ma al tempo stesso di difesa della libertà di critica, senza la quale gli altri poteri fanno quello che vogliono e noi diventiamo semplicemente da una parte intimiditi dal potere politico e dall'altra capaci di insultare come ci pare la povera gente. Grazie. Ecco, è finita questa prima sessione, molto interessante. Credo che abbiamo i tempi molto stretti. Guardo, vero? Quindi cerchiamo di chiudere questa prima sessione velocemente, magari con un giro velocissimo da 30 secondi dei due relatori, se vogliono aggiungere delle cose, visto anche che la gente sta già fuggendo. Mi rendo conto che parlerete davanti a metà della sala di cui avete parlato prima, ma insomma... Mi permetto di aggiungere, come dire, polemicamente nei confronti della mia categoria, una cosa che diceva Sansonetti in merito alla persona coinvolta nell'omicidio di Erba. Lì però c'è una questione diversa, perché si crea la connivenza
tra i giornalisti che fanno la giudiziaria e che quindi vivono quotidianamente a contatto con il magistrato e con i magistrati che gli passano le informazioni sul presunto omicida, e quindi, come dire, sono la cosa è blindata, le spalle sono coperte per tutti. Grazie. Prego. Se potete uscire facendo silenzio, così chi resta riesce ad ascoltare questo secondo giro velocissimo. Prego. No, aggiungo velocemente che è vero, il problema della diffamazione è esclusivamente civilistico. Il problema detentivo della diffamazione è assolutamente insussistente. È vero che è punita in maniera molto grave la diffamazione, pensate che con l'aggravante effetto speciale di cui l'articolo 13 della legge sulla stampa, la diffamazione con l'attribuzione di un fatto determinato commessa a mezzo stampa può arrivare ad una pena di 6 anni di reclusione. Con questa aggravante di cui si stava parlando poc'anzi, che riguarderebbe la diffamazione in danno di amministratori pubblici, corpi dello Stato, politici, si poteva arrivare anche a 9 anni di reclusione. In realtà, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti o addirittura prevalenti, i giudici italiani sono sempre poi tornati nella fattispecie base, che prevede una pena alternativa tra la pena detentiva e la pena pecuniaria, e quindi vi posso dire in maniera serena che 9 volte su 10, ma anzi 99 volte su 100, la pena che viene applicata per un giornalista e per il direttore è intorno ai 400 euro di multa intesa come sanzione penale. Il problema è civilistico, perché la clausola di manleva, cioè quella clausola che solleva il giornalista dal pagarsi l'avvocato, dal pagare i risarcimenti, è ormai un privilegio di pochi giornalisti che lavorano in poche redazioni. Normalmente ormai il giornalista è esposto con il proprio patrimonio, con le proprie risorse personali ad una causa per diffamazione. Dovete pensare che i giornalisti a volte sono sottoposti ad un processo per diffamazione in cui gli vengono chiesti 30-40 mila euro per un articolo che gli è stato pagato 60 euro. È una cosa folle, a cui insomma dovrebbe essere posto un rimedio. Come per esempio l'intervento della federazione. La federazione dovrebbe intervenire rispetto a questo tipo di fenomeni, perché altrimenti, se il giornalista ha paura di prendere la penna in mano, ha paura di scrivere, se si sente sereno solamente a dare notizie che siano compiacenti e mai dissonanti o critiche rispetto, è un'informazione che non serve a nessuno e non serve assolutamente alla crescita democratica e culturale del paese. Quindi il problema è essenzialmente civilistico. Sì, anche perché, ma proprio io non ho nulla da aggiungere, anche perché credo che ci sia una differenza fortissima, peraltro, che nel caso del processo penale è necessario il dolo. Sì. E quindi si deve provare che io ho fatto un certo articolo volendo ferire una persona, che è abbastanza difficile da provare. Nel caso del civile non serve il dolo, se non mi sbaglio. Sì. O comunque non serve il dolo specifico. Allora, e questo rende molto più semplice. Il problema della diffamazione è che è punita a titolo di dolo generico. Quindi la volontà di diffamare non è richiesta, anche in sede penale. Il problema della diffamazione è che è punita a titolo di dolo, ma sostanzialmente è sempre punita a titolo di colpa, perché
nella mia esperienza personale non ho mai avuto occasione di confrontarmi con un giornalista che abbia voluto diffamare qualcun altro. Mi sono sempre trovato di fronte a giornalisti che hanno commesso semplicemente un errore nel controllare la fonte, un errore nel fidarsi di una fonte, nel non controllare bene un documento, anche un errore di continenza. A volte basta una parola sbagliata per essere condannati. Io per esempio non sapevo che De Matteo amasse tanto la sua mamma. Appunto. Però ecco, volevo dire che invece in sede civile, laddove non è riscontrata la fattispecie incidente tantum del reato di diffamazione, però se, se la domanda civilistica è ben costruita si può chiedere anche l'accertamento dell'illecito civile ex 2043, quindi se il giudice non riscontra il reato può riscontrare l'illecito civile, invece davanti al giudice penale o c'è il reato o si è assolti. Invece la causa, difendersi davanti a un giudice civile, è molto più complesso perché la gamma delle responsabilità è più ampia rispetto alla gamma delle responsabilità davanti al giudice penale. Bene, grazie, direi che... Ecco, è finita questa prima sessione sulla diffamazione dalla carta stampata al web. Con l'avvocato Andrea Di Pietro e il dottor Piero Sansonetti. Ora è prevista la seconda sessione, sempre di diritto civile, sul diritto all'oblio, in particolare si intitola La memoria della rete, il diritto all'oblio a 2 anni dalla sentenza Google Spain. Vedremo l'avvocato Marco Scialdone, l'avvocato Fulvio Sarzana e l'avvocato Maurizio Gualdieri, che vedo si stanno già avvicinando al tavolo, non è prevista alcuna pausa tra la prima sessione e la seconda. Infatti siamo, direi, abbastanza puntuali, era previsto l'inizio per le 10:30, sono le 10:36, in diretta su Uslo Web Radio. Ricordo anche che stiamo facendo la diretta Twitter e che tutte le altre sessioni di questo 5° congresso giuridico distrettuale degli ordini di Rovereto, Trento e Bolzano verranno caricate tutte sulla nostra piattaforma e le troverete sul nostro sito internet www.webradiouslo.it a partire dalla prossima settimana e potrete ascoltarle come volete. Lasciamo la parola al relatore. Tocca un tema delicato, credo che molti di voi conoscano, è un tema che riguarda il diritto all'oblio, tema che è già stato, qui si è già accennato prima, è un tema particolare, è un tema che sta mettendo anche in difficoltà, insomma, giornali, testate online, in genere i giornali anche cartacei che hanno testate online, perché la sentenza cosiddetta conosciuta da tutti come Google Spain, ma insomma perché è presa in Spagna in merito a un ricorrente spagnolo, ecco, ha creato notevoli problemi al di là insomma della questione in sé. Ho qui 3 relatori, non so se vogliamo seguire l'ordine che è Allora cominciamo con l'avvocato Marco Scialdone, giusto? Sì, che se non ho capito male è anche un esperto di diritto d'autore, quindi insomma diritto di informatica e diritto d'autore. E visto che abbiamo un'ora perché poi la sessione, vi chiederei, come dire, di fare interventi, magari poi facciamo un secondo giro, ma insomma 10 minuti, un quarto d'ora a testa, in modo che così riusciamo tutti quanti a dire qualcosa. Prego. Grazie, intanto grazie a tutti i presenti e ovviamente il ringraziamento a chi ci ha invitato, all'Unione Triveneta, sì, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e al collega Andrea Pallaver che ha voluto questa sessione. Sentivo prima il collega Di Pietro che faceva un cenno al diritto all'oblio e diceva in effetti la tematica del diritto all'oblio è una tematica che ha una sua esplosione con la diffusione di internet, con la diffusione della rete.
Ed è assolutamente corretto dal punto di vista quasi sociologico più che giuridico, perché in effetti il tema dell'oblio in qualche modo c'è già nella nostra giurisprudenza. Ad esempio nel 1998 la Corte di Cassazione, allora era la terza sezione civile, definì il diritto all'oblio come un nuovo profilo della riservatezza. La sentenza dice: è inteso come giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore, alla sua reputazione, la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata. Questa definizione è assolutamente perfetta e è la sintesi di che cos'è correttamente il diritto all'oblio. Non è un diritto che è legato a una notizia non veritiera o un fatto che non ci è appartenuti, ma è legata a qualcosa che ci è appartenuto nel passato, ma che non è giusto che ci perseguiti per la nostra intera esistenza. Che cosa cambia con internet? Beh, cambia un po' tutto e mi appoggio, diciamo, sulle spalle dei giganti, nel senso che cosa cambia e come cambia è nucleato in maniera perfetta dal professor Rodotà in un suo recente scritto dal titolo Il diritto alla conoscenza. E Rodotà dice una cosa molto bella, me la sono appuntata, dice: c'è una definizione storica che ci viene dal razionalismo dal 600 in poi, che dice: io sono quello che io dico di essere. È la definizione dell'identità, è un punto fondamentale con cui guardare alla conoscenza. Io sono quello che io dico di essere, dunque voi che mi guardate lo dovete fare attraverso questo punto di vista, la conoscenza che io metto a disposizione attraverso i miei comportamenti, attraverso una sorta di autodefinizione. Dice Rodotà, oggi, e può sembrare una battuta, non è più io sono quello che io dico di essere, ma tu sei quello che Google decide che tu sei. Perché nell'esperienza quotidiana e pratica di ognuno di noi, quello che vediamo è che l'idea che ci facciamo di una persona, di noi stessi, deriva molto spesso dai primi 10 risultati del motore di ricerca, da quello che Google dice che noi siamo. E se quei 10 risultati per una congiuntura di un algoritmo vanno a riportare in vita un episodio che ci ha visti protagonisti 20-25 anni fa, noi nell'immagine collettiva saremo quella persona, la persona di 15-20 anni fa. Nel frattempo siamo diventati dei validi professionisti, abbiamo fatto un altro percorso di vita, ma quell'episodio continua a perseguitarci con un'attualità che era sconosciuta prima della diffusione di internet. Quell'attualità esisteva in qualche modo anche nel passato, negli archivi dei giornali, ma un discorso è andare a ricercare una notizia nel polveroso archivio di una biblioteca o nel polveroso articolo di un giornale cartaceo, altra cosa è digitare in questo momento con i nostri smartphone chi è Marco Scialdone e scoprire ad esempio che per una notizia di 15 anni fa chi vi sta parlando ovviamente non è così, ma è stato coinvolto in una rissa quando aveva 15 anni. Qual è l'idea che vi fate del relatore che in quel momento vi sta parlando? Beh, forse è un'idea di un facinoroso, una persona così un poco di buono. Ecco, quello è esattamente quel gap, quell'esigenza, quel rispetto dell'identità personale che il diritto all'oblio dovrebbe andare ad assicurare a ogni soggetto. E qual è la grande novità di cui poi sentirete parlare anche nel corso di questa sessione? La grande novità è che 2 anni fa la Corte di Giustizia europea fa un passo avanti enorme rispetto al rapporto tecnologie, diritti dell'individuo, diritti della personalità. Cioè dice per la prima volta che il modo in cui un motore di ricerca espone i nostri risultati è il modo in cui determina la nostra esistenza. La sentenza che veniva citata prima, nota come Google Spain perché ha riguardato la versione iberica del noto motore di ricerca, è la sentenza con cui per la prima volta la Corte di Giustizia dice che chi fa un'attività legata all'indicizzazione dei contenuti, quindi tipicamente il motore di ricerca, fa un autonomo trattamento di dati personali, diverso rispetto a quello compiuto dai siti che vengono indicizzati. E dice un'altra cosa molto importante: in questo contesto completamente
delocalizzato in cui i grandi player del mercato della rete molto spesso si trovano dall'altra parte dell'oceano, noi cittadini europei non siamo sprovvisti di diritti e di copertura giuridica, perché è sufficiente che questi operatori oltreoceano abbiano nel territorio comunitario una succursale, anche che non si occupa direttamente della gestione del motore di ricerca, ma che ad esempio vende spazi pubblicitari o fa attività di marketing o ha individuato nel territorio comunitario un soggetto responsabile per i reclami. Ecco, tutto questo radica la competenza delle varie autorità nazionali in materia di protezione dei dati personali e soprattutto l'applicabilità della legge comunitaria e della normativa comunitaria rispetto a quei soggetti che fino a quel momento non erano aggredibili. Ed è un risultato a cui si giunge faticosamente e a cui la nostra autorità garante della privacy aveva cercato di giungere addirittura dal 2006. Il primo provvedimento del garante della privacy che affronta questa tematica è del 2006 ed è un provvedimento per certi versi letto oggi rivoluzionario, veramente innovativo, anche se poi non riesce a produrre i risultati fino in fondo. In quel provvedimento il garante per la prima volta scrive: chi esercita un'attività di indicizzazione dei contenuti, in quel caso si trattava di Google, fa un autonomo trattamento dei dati personali, cioè dice nel 2006 quello che la Corte di Giustizia arriva a dire nel 2014, ma in quel provvedimento il garante deve purtroppo fermarsi di fronte a quella linea che sarà varcata soltanto nel 2014, cioè deve dire purtroppo la Google Italia non svolge un'attività di indicizzazione, è semplicemente un'attività che svolge attività di marketing per conto di Google Inc. e quindi non può trovare applicazione la normativa nazionale, questo nel 2006. Vi dicevo, la sentenza Google Spain cambia questi due aspetti decisivi nella prospettazione, cioè da un lato il motore di ricerca è individuato come soggetto che autonomamente opera un trattamento dei dati, dall'altro anche se l'attività di trattamento dei dati viene operata fuori dal contesto comunitario, c'è la possibilità di ricondurre l'applicabilità della legge comunitaria grazie ad un aggancio qualsiasi che ci sia tra il soggetto che opera completamente fuori dal territorio comunitario e la presenza sul territorio comunitario di una qualsiasi succursale, filiale, la nomina di un soggetto incaricato della gestione dei reclami. Ora, ci si è a lungo interrogati dopo la sentenza se quello che la Corte ha stabilito è un vero e proprio diritto all'oblio. Alcuni hanno parlato più correttamente forse del diritto di non essere più visti, nel senso che ovviamente quello che diviene possibile chiedere a seguito della sentenza Google Spain da 2 anni a questa parte a Google, compilando un apposito modulo oppure poi in caso di risposta negativa rivolgendosi o al garante della privacy o all'autorità ordinaria in sede civile, è possibile chiedere che un determinato risultato che ci riguarda e che contiene dati personali sia rimosso dai risultati della ricerca. Ovviamente questo non significa che il risultato viene rimosso dalla rete, non significa che viene rimosso dal sito sorgente, quindi da qualche parte quel risultato rimane ancora visibile. Questo significa che non è un diritto all'oblio? A mio avviso no, nel senso che è cambiato il concetto di oblio. Oggi che cos'è che conta? Conta andare a leggere l'intero articolo su una pagina interna del sito del Corriere della Sera o conta il titolo che di quell'articolo compare su Google nel momento in cui io cerco delle notizie col mio nome e cognome? Secondo me conta più la seconda cosa. Conta più la seconda cosa perché è esattamente l'opinione che io mi faccio di quella persona in quel momento. Basta quell'immagine, quella schermata che viene fuori per avere un'indicazione. E conta a tal punto che uno dei provvedimenti più particolari e innovativi del nostro garante dell'ultimo periodo riguarda
i cosiddetti snippet dei risultati del motore di ricerca, cioè neppure il risultato, ma quel breve abstract che viene pubblicato sotto il risultato, che contiene sostanzialmente delle parole che danno la sintesi di che cosa troveremo poi nel link che andiamo a cliccare. E lì il Garante nel 2014, era da poco stata pubblicata la sentenza, in uno dei procedimenti che si trova a gestire, riconosce il diritto del soggetto non alla rimozione intera del risultato, perché ritiene che in quel caso non ce ne fossero gli estremi, ma a una modifica dello snippet del risultato, cioè di quella descrizione che c'era al di sotto del risultato stesso, perché la considera fuorviante rispetto al contenuto del titolo. Google in quel caso si difende sostenendo che quella descrizione è una descrizione che viene generata automaticamente dal motore di ricerca sulla base delle chiavi che vengono utilizzate per produrre il risultato e quindi sulla base di un algoritmo. In realtà il Garante ha sostenuto che anche in quel caso c'è un autonomo trattamento dei dati personali e c'è il diritto del soggetto ad una corretta informazione rispetto alle parole che vengono utilizzate, proprio per evitare che anche lì io mi faccia un'idea del soggetto sulla base di questa breve descrizione, perché magari in quei 10 link poi non vado neppure a cliccare, non vado neppure a vedere che cosa c'è scritto dietro. E l'altro aspetto interessante su cui in tema di diritto all'oblio ci si è soffermati negli ultimi anni, soprattutto dal 2012 in poi, quando la Corte di Cassazione per la prima volta nel caso che ha riguardato l'archivio storico del Corriere della Sera ha riconosciuto che c'è un diritto all'attualizzazione della notizia, una cosa che ha ovviamente creato un po' di scompiglio tra i giornali, ma anche lì, al di là degli aspetti pratici che evidentemente si pongono, è innegabile che sia così, però vi invito a pensare quanto quel principio dettato da questi signori anziani della Cassazione in realtà sia straordinariamente moderno e straordinariamente in linea con le esigenze della tecnologia. Perché questo cambiamento, questa necessità di attualizzazione della notizia a tutela, dice la Cassazione, della attualità dell'identità personale del soggetto? Perché ancora una volta la tecnologia utilizzata cambia tutto. L'archivio tradizionale del giornale, che è un archivio storico e ha una sua funzione e che era l'archivio che tu vai a consultare nelle biblioteche, vai a consultare negli archivi storici, nelle sedi fisiche dei giornali, ha una sua portata ben limitata, e in quel caso io stesso, recandomi in un luogo e facendo quella ricerca, sono io stesso che in realtà colloco esattamente nel tempo l'identità di quella persona. Ma quando io scannerizzo l'intero archivio di un giornale e lo butto online e consento con un motore di ricerca di riavere tutti i risultati dal 1960 ad oggi che riguardano una determinata persona, io lì perdo il senso che il tempo è passato, diventa tutto un enorme presente che riguarda quella persona, che riguarda la vita di quella persona. E allora avere la possibilità che quell'articolo sia attualizzato, cioè che riporti il fatto che la vicenda ha avuto uno sviluppo e quindi è andata diversamente da come era stata raccontata all'inizio, è un valore aggiunto. Io chiudo questo mio intervento, credo di aver preso il quarto d'ora che avevo a disposizione, raccontandovi questa storia che ho seguito in prima persona e che mi ha fatto capire che poi il discorso del diritto all'oblio e della importanza della attualità dell'identità personale si tocca la vita, la carne delle persone. C'è una persona che ricopre una funzione importante, una funzione pubblica importante in un ente dello Stato, che era assolutamente disperato perché
ogni volta che partecipava a un convegno come questo, ogni volta che gli veniva conferito un incarico, quando le persone cercavano il suo nome e cognome su Google, veniva fuori tra i primi 5 risultati, quindi diciamo assolutamente nella prima pagina, in quella che conta di più, una vicenda che lo aveva riguardato 15 anni prima, un procedimento penale nel quale era entrato marginalmente, dal quale era stato completamente, diciamo, era uscito senza neppure andare a processo, era entrato nella fase delle indagini preliminari. Siccome questo procedimento penale aveva riguardato anche un importante politico del tempo, in qualche modo era sempre nelle prime posizioni. Peraltro era anche un episodio particolarmente spiacevole per chi fa quella tipologia di lavoro, perché metteva in discussione la moralità della persona. E vi dico che quando, diciamo, ho fatto quello che fanno tutti, cioè quando mi ha raccontato la storia, diciamo, il suo collaboratore, prima di incontrarlo sono andato su Google e l'ho cercato, e il collega Sarzana, che qui può testimoniare, io lo chiamai e dissi: beh, secondo me Fulvio, questo deve essere veramente un poco di buono. Infatti era. No, assolutamente no. Assolutamente no. Era oggettivamente. Assolutamente, assolutamente no. E davvero in quel caso esercitare quel diritto come è stato esercitato e vedere una persona tornare in qualche modo a essere più serena, anche poi soprattutto quando si viene da piccoli centri, no? Il fatto della persona che ha fatto carriera, che è andato a Roma, come si suol dire, nel sud, nei piccoli centri, beh, quello era una questione di discredito sociale nella sua comunità sociale. Qual è la morale della storia? La morale della storia è che come avvocati a volte ci troviamo a dover bilanciare interessi contrapposti. Ovviamente l'interesse che facciamo è sempre quello del nostro cliente, ma anche come studiosi del diritto c'è sempre un'idea di bilanciamento degli interessi, no? Nel caso del diritto all'oblio, il bilanciamento secondo me è quello di una frase che c'è in questo film che molti di voi avranno visto probabilmente, che è il mio grosso grasso matrimonio greco, con cui concludo il mio intervento, che a un certo punto del film si dice questa frase: non lasciare che il passato ti dica chi sei, ma lascia che sia parte di chi diventerai. Grazie. Grazie a Scialdone, e diamo la parola a Maurizio Gualdieri, esperto, se non ho capito male, di diritto e tecnologie. Meno esperto del collega, senz'altro. Meno esperto, ma insomma, qualcosa da dire. Sì, senz'altro. Allora, anche da parte mia il ringraziamento all'Unione Triveneta per l'accoglienza più che familiare e per l'opportunità, perché poi alla fine relazionare i convegni è un'occasione di formazione per il relatore, oltre che per coloro che partecipano. E poi ringraziamento al carissimo al consigliere Pallavere, al carissimo amico Marco Scialdone, che mi stimola sempre, no, la riflessione giuridica su temi di grande attualità come quello del diritto all'oblio. E da parte mia innanzitutto c'è un endorsement a tutto quello che è stato detto sino ad ora dal collega Scialdone. Ci troviamo sostanzialmente in una nuova era del diritto all'oblio. Dire che il diritto all'oblio è una scoperta dell'era di internet, forse, diciamo così, è un'affermazione corretta, perché è corretta nella misura in cui accettiamo che è cambiato il modo di fare informazione. Perché in realtà la tradizione del diritto all'oblio precede l'era dell'informatica, precede l'era del web, perché appartiene anche alla carta stampata, cioè all'informazione a mezzo stampa. Già negli anni 60 si poneva la questione dell'interesse del soggetto che era stato protagonista di un evento di cronaca disdicevole, riprovevole, dell'interesse di questi a non veder ripubblicata attraverso la stampa quella notizia, ove questa avesse nel tempo perso e quella rilevanza pubblica che ne giustificava la divulgazione, la propalazione. E si era giunti ad affermare
questo diritto all'oblio, cioè diritto a non veder ripubblicata la notizia, perché quella informazione che contiene il dato personale non ha più interesse di essere messa a conoscenza del pubblico, della collettività, e quindi non soddisfa più quell'altro fondamentale interesse delle comunità organizzate, che è ad informare e ad essere informati, ad informare da parte dei mezzi di informazione, ad informare da parte della collettività. Oggi ci troviamo di fronte a un cambiamento epocale. Sul web non si ripubblica la notizia permane in un continuum temporale ed è sempre astrattamente accessibile a tutti coloro che sono utenti del web. Si può sempre andare nell'archivio della testata giornalistica, al Corriere della Sera o qualunque altro editoriale online, e risalire a informazioni che riguardano privati che magari protagonisti di un evento di cronaca compaiono in un articolo. Protagonisti perché soggetti che hanno magari compiuto un fatto come un evento di reato, ma anche protagonisti in quanto testimoni dello stesso evento. Molto spesso nell'articolo di giornale si cita anche il soggetto che era presente al fatto. E dunque la permanenza online dell'informazione fa sorgere l'interesse degli interessati, dei cui dati personali l'informazione tratta, a rimuovere quell'informazione. E non soltanto a rimuoverla nel sito fonte, nel sito sorgente, cioè dove l'informazione appare, ma rimuoverla anche da quei siti che forniscono indici di tutti i siti sorgente dove quell'informazione si trova, e quindi degli intermediari della rete che chiamiamo service provider, di cui Google è sostanzialmente il leader. Questo cambiamento epocale porta con sé il germe di una nuova prospettiva con cui guardare il diritto all'oblio. Non più soltanto diritto alla tutela della vita privata e quindi della riservatezza, ma alla tutela, come diceva Scialdone citando Rodotà, alla tutela della porzione digitale o informatica dell'identità personale. La rimozione del link serve a tutelare l'immagine online che Google ci offre di una certa persona. E siccome l'immagine online si forma dalla prima schermata che ci risulta dal motore di ricerca interrogato a partire da quel nome, se quell'immagine non corrisponde alla proiezione del sé che noi vogliamo dare alla società digitale, abbiamo diritto a rimuoverla. Ed è questo l'esito della sentenza Google Spain: consentire, a prescindere dal pregiudizio che si possa così patire per la pubblicazione di un'informazione risalente nel tempo, per il mero desiderio di non voler vedere tra i risultati di quella consultazione del motore di ricerca, di non voler vedere il link che ci richiama a un sito dove siamo menzionati. Questo è l'attuale diritto all'oblio che il regolamento 679 del 2016 ha codificato, riconosciuto formalmente, però non come diritto all'oblio, meglio, allegoricamente come diritto all'oblio, lo riconosce come diritto alla cancellazione del dato personale. Esiste un dato norma, che è l'articolo 17 del regolamento, che è rubricato diritto alla cancellazione e che, accanto alla sua rubrica autentica, menziona, tra virgolette alla francese, a sergente, a virgolette basse, l'espressione diritto all'oblio. L'espressione diritto all'oblio in realtà compare anche in tre considerando del regolamento: il considerando 65, il 65, il 66 e il 156. Ed è un'espressione che compare appunto nella rubrica dell'articolo 17, nei considerando, ma non compare mai nei disposti, cioè nei precetti delle norme contenute nel regolamento. E questo secondo me è un dato significativo, cioè sostanzialmente l'espressione diritto all'oblio compare perché è un modo
da parte del Parlamento europeo, cioè del legislatore comunitario, di riconoscere gli esiti del case law comunitario e quindi di Google Spain in definitiva, ma è anche la presa di coscienza che si va ben oltre il diritto all'oblio come tradizionalmente inteso e si va verso una concezione assai lata del diritto alla rimozione di qualunque dato personale che non ci rappresenta più. Questo è sostanzialmente il diritto alla cancellazione del dato personale. E l'articolo 17, composto di tre paragrafi, al paragrafo 1 declina tutte le ipotesi in cui l'interessato, del cui dato personale si tratta, può richiedere la rimozione dell'informazione, del dato stesso. Si tratta di un'elencazione in realtà assai disomogenea, cioè al suo interno si trovano ipotesi, che ora le vedremo magari non tutte singolarmente, però tra le più significative, che non riguardano propriamente il diritto all'oblio. Ad esempio, tra le stesse, alla lettera B, c'è l'ipotesi in cui l'interessato abbia revocato il consenso al trattamento personale, oppure l'ipotesi, se non sbaglio la lettera D, di trattamento illecito. Ecco, in realtà in queste due ipotesi non si tratta di vero e proprio diritto all'oblio, cioè non si tratta dell'interesse a non vedere quell'informazione, meglio a non veder trattato quel dato personale perché è passato del tempo e quindi quel trattamento non corrisponde più alla finalità per la quale era stato inizialmente raccolto e quindi trattato, ma si tratta semplicemente del venir meno della fonte che legittima il trattamento stesso, il consenso da un lato e dall'altro il pubblico interessa ad avere la notizia. Ecco, l'accostamento al trattamento illecito con la diffamazione secondo me è paradigmatico, perché effettivamente nell'ipotesi di diffamazione non entra in gioco il diritto all'oblio, perché l'informazione diffamatoria lede l'identità personale e l'elemento tempo non ha nessun valore, cioè non c'è un lasso temporale entro il quale la notizia perde di valore sociale e quindi deve essere rimossa e quindi deve essere soddisfatto l'interesse di chi non voglia più veder pubblicata quell'informazione. L'informazione diffamatoria lede immediatamente l'interesse tutelato e quindi giustifica la rimozione del dato. E queste sono due delle sei ipotesi che declina al primo paragrafo l'articolo 17. Mentre la prima, la lettera A, è quella che in qualche modo rappresenta il precipitato delle soluzioni adottate dalla Corte di Giustizia nella sentenza Google Spain. Appunto, la rimozione in questo caso è giustificata laddove il dato personale non è più necessario per le finalità per le quali era stato raccolto e quindi trattato. La norma deve essere interpretata richiamandoci all'articolo 5 del regolamento stesso, dove sono fissati quelli che vengono definiti dalla norma stessa i principi del trattamento dei dati personali. Ecco, richiederebbe ben più tempo analizzare tutti anche qui sei principi che legittimano il trattamento dei dati personali, però mi vorrei soffermare su due in particolare, quello stabilito alla lettera 2, dove si stabilisce che il dato personale deve essere raccolto per finalità determinate, esplicite e legittime e che quindi queste finalità devono giustificare un trattamento ulteriore che non sia incompatibile con la finalità originaria. Dunque, deve persistere nel tempo la finalità determinata per la quale il titolare del trattamento tratta il dato personale. E questo è poi sostanzialmente il senso della giurisprudenza comunitaria in materia di trattamento dei dati personali, in particolare Google Spain. E poi la lettera E, dove si stabilisce che il dato debba essere conservato in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato in un arco di tempo non superiore al conseguimento della finalità per cui il dato stesso è stato trattato. Quindi nella prima ipotesi un riferimento chiaro alla finalità per cui avviene il trattamento, e nel secondo caso invece
un riferimento al tempo di conservazione dell'informazione. Sono due precisazioni sui principi che giustificano il trattamento che devono essere tenuti presenti quando si analizza l'articolo 17, perché l'articolo 17 prevede delle esenzioni, delle eccezioni al diritto di cancellazione. E in particolare due. La prima è quando il trattamento avvenga per l'esercizio della libertà, del diritto alla libertà di espressione e di informazione, e l'altro invece, la lettera D, quando il trattamento sia necessario ai fini di archiviazione nel pubblico interesse. Quindi nel primo caso c'è un chiaro riferimento all'ipotesi di finalità del trattamento, ove la finalità sia quella del diritto alla libertà di espressione e di informazione, si può derogare al diritto di cancellazione del dato. Ove la conservazione del dato sia necessaria all'archiviazione nel pubblico interesse, anche in questo caso quindi si può andare oltre quel limite temporale stabilito nei principi del trattamento e continuare a conservare il dato personale. Ora, mi sono voluto soffermare su queste due precisazioni, in particolare la seconda, perché quella dell'archiviazione nel pubblico interesse, sono ancora nel tempo, sì, ho due minuti. È una grande novità che è introdotta nel regolamento 679, una novità che nella direttiva 9546 della Comunità Europea non c'era, e secondo me è una novità che verrà utilizzata per giustificare l'archiviazione online da parte delle testate, senz'altro. E più controversa invece è l'esenzione che si richiama ai diritti fondamentali di libertà di espressione e di informazione. Perché è più problematica? Perché in sede di legiferazione comunitaria si era chiesto al Parlamento di trovare un metodo di bilanciamento degli interessi in gioco, l'interesse alla privacy, l'identità personale dell'interessato del trattamento, e dall'altro invece l'interesse fondamentale all'informazione. Questo bilanciamento, cioè una tecnica di bilanciamento normativa, non è stata trovata. E il regolamento sostanzialmente demanda agli operatori online, agli operatori di rete, ma in generale agli operatori dell'informazione, questo giudizio di bilanciamento. E che, mi avviso, non mi pare la soluzione, diciamo così, più felice. E se si pensa alle diverse impostazioni, no, con cui particolare Google, ma in generale i service provider e soprattutto i motori di ricerca hanno interpretato questo compito di ponderazione di interessi fondamentali della collettività e dell'individuo. E qualche giorno fa un convegno romano per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ci chiedevamo se fosse corretto attribuire a Google la valutazione sulla rilevanza pubblica dell'informazione e quindi sul suo carattere recessivo rispetto all'interesse dell'individuo ad essere così dimenticato o non più cercato. E ci sono al riguardo diciamo così due osservazioni con cui concludo l'intervento. Pare che inizialmente Google avesse adottato una linea più soft rispetto alle richieste di rimozione, avallandole in gran numero, salvo poi probabilmente, a fronte delle richieste di ripristino delle testate giornalistiche, adottare una linea strategica più rigida. Ed è questa la prima osservazione. La seconda riguarda invece l'atteggiamento che Google ha avuto in altri paesi dell'Unione Europea, in particolare l'Inghilterra. A me risultano mi risulta che dopo Google Spain, tra il maggio e l'agosto del 2014, Google abbia rimosso ben 12 link che richiamavano a siti della BBC. Tra queste 12 link riguardavano due eventi di cronaca. Uno era una lite privata sulla fuga di un animale domestico,
e l'altra invece riguardava la detenzione, la costruzione di un ordigno esplosivo da parte di due cittadini irlandesi. Le due notizie erano state rimosse su richiesta però non degli interessati. Nel primo caso da parte di un soggetto che aveva nella testata giornalistica apposto un commento all'informazione e aveva rivendicato il suo diritto di non comparire nell'elenco fornito da Google digitando il suo nome, cioè di non veder comparire il link che richiamava a quella informazione. Nell'altro invece la richiesta di rimozione proveniva da un testimone al processo che vedeva imputati i due cittadini irlandesi. A me pare evidente che in queste due ipotesi la rimozione da parte di Google sia stata del tutto sproporzionata, perché sia nell'uno che nell'altro caso mi sembra che fosse prevalente, no, l'interesse della collettività a ricevere l'informazione, rispetto al secondo caso, il che ci interroga sul perché il motore di ricerca abbia adottato una strategia così irriverente nei confronti di mezzi di informazione come la BBC, che hanno un potere di informazione tanto importante. E con questo concludo il mio intervento, grazie. Grazie all'avvocato Gualdieri, la parola è l'avvocato Fulvio Sarzana di Sant'Ippolito, cassazionista e, mi pare di capire, esperto di diritto di nuove tecnologie. Sì. No, non so se sì, funziona. Sì, sì. Buongiorno a tutti, grazie Presidente, anche per questa cornice così bella del convegno. Noi a Roma siamo abituati di solito a fare convegni giuridici in sottoscala o in alberghi polverosi stile Far West, quindi questo invece è veramente molto diverso rispetto a quello che noi facciamo. Dunque, diritto all'oblio. Il diritto all'oblio in realtà sta costituendo un vero e proprio la parte di una scienza che si sta affermando proprio in questi ultimi anni, che è quello della reputazione online, cioè della gestione dell'identità personale dell'individuo sulla rete. È una scienza che in realtà sta portando per esempio molto molto lavoro negli Stati Uniti e non solo, anche molto lavoro per gli avvocati, quindi per noi avvocati, perché in realtà la nostra immagine sul web costituisce la carta d'identità digitale della nostra vita, per cui la prima cosa che si fa quando si conosce una persona, per qualsiasi tipo di motivo, lavorativo, professionale, amoroso o quant'altro, si fa googlare questa persona, cioè si va a vedere chi è questa persona. E quindi naturalmente se la nostra identità viene proiettata in un modo sbagliato oppure come noi non desideriamo, questo chiaramente determina dei riflessi sui nostri diritti all'identità personale, sulla nostra vita e relazione. Allora, che cosa succede quando si reca presso il nostro studio, si reca una persona famosa, un calciatore, un attore, perché questi che poi molto spesso hanno problematiche in ordine al diritto all'oblio, oppure persone che hanno rivestito o rivestono ruoli pubblici e hanno una coscienza da smacchiare sul web, perché magari nel passato sono stati protagonisti di eventi di carattere giudiziario. Quindi tipicamente si presenta presso lo studio la persona e ti dice: avvocato, come facciamo qua a cancellare perché su quel blog parlano male di me o su quel forum continuano a dire che io ho avuto una condanna di 20 anni fa, i miei figli vanno a scuola, vengono presi in giro da, sembra una cosa banale, ma insomma la vita di relazione viene a essere messa in difficoltà, perché appunto i miei compagnucci di scuola mi dicono che io ho un papà che ha fatto questo, questo e quest'altro, questo determina chiaramente delle conseguenze. Allora, la prima cosa che deve fare l'avvocato è che cosa fare. Allora, diceva l'avvocato Scialdone che fino alla sentenza Google Spain si parlava di un diritto all'aggiornamento dei dati, cioè un diritto a far sì che i dati fossero aggiornati e corretti rispetto allo stato attuale, cioè una cosa accaduta 15 anni fa è opportuno aggiornarla oggi. In realtà questa è la cosa più sbagliata sul web. Perché? Perché il web non è come il mondo tradizionale, non è come un giornale il web, tant'è che la rettifica non funziona sul web. Sul web bisogna rimuovere, bisogna cancellare. Perché?
perché aggiornare un dato vuol dire far sì che grazie al galleggiamento sul motore di ricerca la notizia originaria ricomincia a risalire. Quindi se sul Corriere della Sera di 15 anni fa c'era una notizia sulla nostra attività e per cui comunque siamo stati condannati o siamo stati coinvolti in un processo, se il Corriere della Sera, che è potentissimo sui motori di ricerca perché è molto visto, scrive aggiorniamo il dato, il signore tal dei tali comunque è stato oggetto di prescrizione, quella notizia del nostro procedimento giudiziario risale sui motori di ricerca, rigalleggia e la nostra identità personale ne viene ad essere completamente travolta. Il web è soggetto a un principio che è stato isolato dall'MIT circa 15 anni fa, del cosiddetto principio di Streisand, cioè l'effetto Streisand. Che cos'è questo effetto Streisand? Circa 10 anni fa, 12 anni fa, l'attrice Barbara Streisand si lamentò perché il National Geographic aveva fatto le fotografie di tutte le coste degli Stati Uniti, per ragioni chiaramente scientifiche, aveva messo le foto sul proprio sito, le foto di tutte le coste degli Stati Uniti. In una di queste foto c'era la villa, la mega villa dell'attrice Barbara Streisand a Malibu. Allora l'avvocato della Streisand intimò al National Geographic di rimuovere la foto. Il National Geographic pubblicò la diffida dell'avvocato e il sito, che era visto da 50 persone, improvvisamente fu visto da 1 milione di persone. Tutte queste persone seppero che Barbara Streisand aveva la casa a Malibu. Barbara Streisand aveva ottenuto l'opposto, il contrario di quello che aveva a fare. Questo è il web. Se voi vi si presenta una persona e vi dice cancellatemi un contenuto e voi scrivete a un blog, per esempio un blog anticasto o quant'altro, e questo si spaventa, oppure in qualche modo vuole crearvi un danno, prende la diffida a questo blog dell'avvocato e la mette sul web e si ottiene l'effetto strano, cioè si ottiene l'opposto. Invece che cancellare la notizia viene ad essere di nuovo attualizzata. Quindi attenzione a cosa fare, bisogna, ripeto, la reputazione online è una scienza, bisogna saperla maneggiare. Quindi si presenta la persona e dice guarda, cancellami questo contenuto. Se si tratta di un blog a rischio, cioè un blog di ragazzi, di giovani, di persone comunque, come dire, che possono avere timore, la cosa migliore da fare è quella di rivolgersi a Google, cioè di utilizzare il form a disposizione di Google, non andare direttamente alla fonte della notizia, perché la fonte della notizia in quel caso può essere deleteria e creare l'effetto Streisand. È diverso quando sono le testate, soprattutto i grandi giornali. Oramai i giornali da circa 10 anni a questa parte sanno che gli avvocati gli scrivono e gli chiedono guarda cancellami questa notizia o quest'altro. Che cosa fa la grande testata, il Corriere, Pubblica, la Stampa e quant'altro? Di solito deindicizza, cioè leva il nominativo della persona, cioè il riferimento di quel nominativo su quell'articolo, e in questo modo Google, quando gli spider di Google, cioè i motori di Google che vanno a vedere i motori, il motore di ricerca va a pescare nella rete i vari siti, se viene deindicizzato, cioè se il nominativo di quella persona viene levato dall'articolo, Google non vede più il nome e quindi automaticamente il vostro nome non è più presente sul motore di ricerca, e questo determina ovviamente una minore lesione del diritto all'identità personale. Diceva uno dei dirigenti di Google, il posto migliore dove nascondere un cadavere è la seconda pagina del motore di ricerca, perché nessuno se lo va a vedere. Quindi ecco che cos'è la reputazione online e la tutela della reputazione. Bisogna sapere dove mettere le mani, che cosa fare per... Quindi primo principio, non aggiornamento, cioè non stateci quando una testata vi dice che ci provano le testate, ti dicono no vabbè noi allora aggiorniamo la notizia, non c'è alcun problema, pubblichiamo una bella notizia in cui tu sei prescritto, assolutamente no, perché ovviamente quella notizia farà risalire. Quindi o si cancella, e poi bisogna vedere come cancellare, bisogna vedere, perché adesso il discorso tecnico è un po' complicato, però per poter cancellare un nome e quindi fare in modo che il motore non veda il vostro nome, bisogna fare una serie di accorgimenti tecnici e bisogna spiegare alla testata cosa fare. Bisogna spiegare, guarda, devi fare così, 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 colà, in modo che il motore poi, passando sulla testata giornalistica, non veda più il nominativo di questa persona. Allora, questo è quello che è necessario fare. Ripeto, voi lo vedrete come un, come dire, in maniera più pratica rispetto a... Però noi facciamo gli avvocati, dobbiamo anche sapere chi si rivolge a noi e come tutelarlo.
Diritto all'oblio non è solamente tutela di chi è stato coinvolto in procedimenti giudiziali del passato, ma è anche tutela ovviamente di chi non ha fatto nulla ma si è visto magari coinvolto suo malgrado in procedimenti che non l'hanno nemmeno visto come indagato. Faceva riferimento l'avvocato Scialdone a questa persona che si era rivolta a noi, questo non era nemmeno indagato, non aveva avuto nessun tipo di problema, siccome però era amico di quel politico che a sua volta era amico di quell'altro politico, sul web l'associazione tra il nome di quel politico chiacchierato e questa persona aveva determinato invariabilmente un'associazione mentale che comportava che questa persona che non aveva fatto niente però era associata immediatamente con l'uomo politico chiacchierato, e questo determinava ovviamente una serie di conseguenze. Ora chiudo semplicemente, per solo io vi separo dal coffee break, quindi cercherò di essere rapido. Chiudo dicendo che io trovo che le linee guida dei garanti, anche quello che fa il garante privacy e anche diciamo le sentenze di merito che hanno cominciato a affrontare questo tema in riferimento a Google, per esempio il Tribunale di Roma, prima sezione numero 23771 del 3/12/2015, trovo che abbiano un pochino come dire errato nell'identificare quali soggetti possono essere attributari di un diritto all'oblio. Dice dopo Google Spain, dicono i garanti privacy, deve prevalere necessariamente l'interesse pubblico alla pubblicazione della notizia, e quindi la posizione del soggetto che chiede all'oblio deve cedere invariabilmente di fronte al diritto all'informazione. Sì, questo è vero, però per esempio qui vediamo nella prima sentenza del Tribunale di Roma si dice che un avvocato, in quanto iscritto a un albo professionale, vuol dire che determina un interesse pubblico della notizia a permanere sul web. Cioè, siccome noi siamo iscritti a un albo professionale, automaticamente vuol dire che se ci diffamano tranquillamente sul web o comunque ci danno delle notizie sbagliate, siccome noi siamo, no? E questa è una idea sbagliata della professione dell'avvocato che ancora c'è nella testa delle persone, cioè che l'avvocato comunque qualcosa abbia a che fare con le attività illecite, perché badate bene che i pregiudizi in questo settore sono molto, molto presenti nella nostra professione. Quindi comunque, ecco, diciamo il concetto di interesse pubblico viene molto molto accentuato. Google è corsa immediatamente ai ripari dopo la sentenza Google Spain, è corsa ai ripari perché diversamente dal nostro ordinamento, negli ordinamenti anglosassoni quando si fanno richieste risarcitorie con i danni punitivi sono cavoli, diciamo, perché lì i soldi si danno sul serio. Allora che cosa ha fatto Google? Dice vabbè, allora facciamo un form sul web, così limitiamo un pochino le richieste di risarcimento. Si sono inventati questa idea dell'interesse pubblico alla notizia, che vuol dire qualsiasi cosa, perché ripeto, io sono iscritto all'albo, allora vuol dire che automaticamente c'è un interesse pubblico a sapere che informazioni mie personali. Quindi diciamo è un contesto nel quale Google è diventato il tribunale del web, in cui la difesa tecnica non viene adottata, e questo è un grave errore, perché ripeto, non voglio fare il difensore degli avvocati a tutti i costi, però insomma, signori miei, quando si tratta di diritti ci vuole una difesa tecnica, ci vuole qualcuno che sappia dove mettere le mani. Io vi ringrazio e alla prossima. Grazie di questa appassionata relazione. Non so se abbiamo 5 minuti, 3, 2 per un 3 minuti. Se volete aggiungere qualcosa, se no. Va bene, il coffee break allora avrà la meglio. Grazie a tutti della partecipazione e del vostro ascolto. Allora, grazie davvero. Abbiamo sentito il collega Marco Scialdone, il collega Fulvio Sarzana di Sant'Ippolito e l'avvocato Maurizio Gualdieri. Adesso c'è un piccolo break. Io volevo dire a tutti i nostri colleghi in questo momento che seguono la diretta che facciamo un break anche noi, proprio di non più di 5 minuti, e dopodiché proseguiremo con la sessione processo civile telematico, nel quale ci sarà
saranno i colleghi che già abbiamo sentito, e li nomino in rigoroso ordine alfabetico: la collega Valentina Carollo, che tra l'altro ha qui condotto, il collega Nicola Gargano e Maurizio Reale, che abbiamo sentito anche in intervista questa mattina in chiusura di Svegliati Avvocatura, e vabbè, ci sarà anche il mio minimo contributo al tavolo, che trasmetteremo sempre in rigorosa diretta grazie all'aiuto del prezioso e insostituibile Angelo Marzo, che fisicamente ci ha raggiunto qui a Merano, e di questo ancora una volta dobbiamo ringraziare il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano, Trento e Rovereto per l'organizzazione e la mano che ha dato davvero nella diffusione anche tramite Uslow Web Radio di questa iniziativa. Quindi, colleghi, tra 5 minuti riprendiamo le trasmissioni in diretta, solo il tempo di predisporre la piattaforma per la successiva sessione del processo civile telematico. Da Uslow Web Radio un caro saluto e ci rivediamo alle 11:35 esatte. A dopo. Uslow Web Radio.